poco presto Bruna corrà per procurarsi i souvenir del festival. Noi dobbiamo ancora incontrarvi Dario Fo e Franca Rame, che intendono diversamente l'uso del patino. Qui si giustifica l'epidemia del cinema. L'obiettivo può imbattersi in una fatale Eleonora Rossi Drago. Sorprendere Valentina Cortese e la sua sofferta espressività. Vivi Joy ritratta da Giberto Severi. Non vogliamo sapere che cosa Gianna Maria Canale confidi all'albero. Dopo il bidone, tenero abbraccio di Fellini e della Masina. Ecco ancora Gallone, Stoppa e Cervi. Ecco il regista Litvak. Vediamo René Clair, dato che non se ne vedrà il film. Procuriamoci un Delanois. Andiamo a scovare Antonioni nel cerchio delle amiche. I leoni sono schierati. Croze legge il verdetto della giuria. Brusasca consegna il leone d'oro alla produttrice danese del Verbo di Dreyer. Leone d'argento alla cicala di Samson, sovietico. Idem al grande coltello, America. Idem a De Pirro, delle amiche di Antonioni. E all'Olanda per Cisque d'Orat di Staute. Coppa Volpi per il miglior interprete maschile ex aequo a Kenneth Moore e al tedesco Jürgens. Medaglie della giuria ad Astruc per Mauvais Rencontre e a Maselli per Gli Sbandati. L'addio della Pampanini ci allontana dai luoghi che per 3 settimane hanno calamitato il cinema mondiale. All'anno prossimo, Officina delle Immagini.